Vittorio Chiamonti, il bello della pallavolo è che dopo una brutta sconfitta c'è sempre la possibilità di riscattarsi nel giro di una settimana e sarà questo il caso contro il Valchisone, anche l'esordio in casa per voi, insomma che partita ti aspetti? Speriamo sia questo il caso, abbiamo lavorato duramente per ottenere risultati e di sicuro ci vogliamo riscattare. Mi aspetto una partita di alto livello, in quanto dall'altra parte, anche se non ne ho promossa anche questo giro, c'è una squadra che ha voglia di fare e di dimostrare, come abbiamo visto nella loro prima partita contro Saronno, e sono sicuro che questa partita la affronteremo nella maniera corretta. Quali sono le lacune che hai notato nella prima partita? Abbiamo lavorato male nel nostro sistema muro-difesa e abbiamo di sicuro da migliorare l'atteggiamento in campo, che deve essere più propositivo e più presente nei confronti delle situazioni positive. Su che cosa hai lavorato in particolare in settimana, se si può dire? Sui ragazzi. Contro il Valchisone ci sarà anche qualche ex, questo aspetto secondo te può anche in parte condizionare la partita? Certo, da tutte e due le parti. C'è Samuele Collino, che è il nostro ex palleggiatore, che fa il primo palleggiatore a Valchisone e di sicuro avrà voglia di dimostrare e noi avremo voglia di dimostrare a nostra volta.